Passiamo ora a quello che, per la sua fama, forse è il simbolo della civiltà e dell'arte minoica, ovvero il palazzo di Cnosso, di cui qui vedete la ricostruzione della pianta. Prima di tutto dobbiamo fare una premessa, prima storica e poi mitica, sul sistema palazziale in generale. Il sistema palazziale, come detto prima, era già presente nel vicino Oriente. Era un sistema fortemente centralizzato, che si basava appunto sul palazzo e sulle sue diverse funzioni. Il palazzo era sede del potere politico, ma svolgeva anche funzioni economiche, cioè di organizzazione della produzione agricola e artigianale, di raccolta delle materie prime, di ridistribuzione degli strumenti di lavoro e delle diverse risorse, e svolgeva anche funzioni religiose e culturali. Dal punto di vista architettonico, il palazzo aveva una struttura complessa, che è alla base della leggenda del labirinto costruito dal mitico architetto Dedalo, che poi ricorderemo. Intorno ad un grande cortile centrale, di forma rettangolare e orientato in direzione nord-sud, si raggruppavano sale destinate a varie funzioni: stanze di servizio, d'abitazione, di ricevimento, sale di culto, magazzini dove venivano conservate le derrate, uffici, laboratori, teatri. La religione era un aspetto fondamentale della vita del palazzo. Non si può parlare con certezza di teocrazia in cui vi era un re sacerdote, ma comunque c'erano ambienti specifici per il culto e anche parte della decorazione era dedicata ad aspetti cultuali. L'inserimento nel contesto naturale era particolarmente curato, perché il palazzo era aperto sull'ambiente circostante e sull'insediamento abitativo che era tutto intorno. Una particolarità era la mancanza di fortificazioni, e questo ci fa forse capire che c'era una certa sicurezza rispetto alle aggressioni esterne. L'adozione del sistema palazziale a Creta, secondo gli studiosi, fu dovuta più che all'influenza del vicino Oriente a necessità interne, e cioè alla necessità di raccogliere le eccedenze agricole e di ridistribuirle, di organizzarne la produzione, lo sviluppo delle tecniche, quindi di un artigianato altamente specializzato, lo sviluppo dei sistemi di notazione e quindi l'uso dei sigilli e della scrittura. La scrittura cretese fu studiata dall'archeologo inglese Arthur Evans, il quale riportò alla luce proprio Cnosso, la principale città dell'isola, fra il 1900 e il 1905. La scrittura era già nota in Mesopotamia e in Egitto, ma i cretesi crearono un sistema autonomo. Prima una scrittura ideogrammatica, che Evans definì geroglifica, e poi la cosiddetta lineare A, presente pure nelle Cicladi e a Samotracia, un'isola del mare Egeo settentrionale. Si tratta in entrambi i casi di scritture sillabiche che esprimono una lingua non greca e che non sono state ancora decifrate. Infine, intorno al 1450, comparve a Creta la scrittura chiamata lineare B, che fu elaborata dagli abitanti della Grecia continentale fra il XVI e il XIV secolo e che quindi esprime una lingua greca. L'arrivo della lineare B a Creta è stata spiegata con la conquista dell'isola da parte dei Micenei, di cui parleremo la prossima volta. Queste sono le rovine del palazzo di Cnosso. Brevemente ricordiamo il già citato mito del labirinto per completare il discorso sul palazzo. Il re Minosse aveva una moglie, Pasifae, la quale si era invaghita di un toro. Dedalo, che era un abile costruttore e inventore di origine ateniese, oppure cretese secondo un'altra versione, l'aiutò ad accoppiarsi con questo toro costruendo la statua di una vacca dentro la quale Pasifae si nascose. Dall'unione nacque una creatura mostruosa, il Minotauro, che era per metà uomo e per metà toro. Minosse ordinò allora a Dedalo di costruire un labirinto a Cnosso, dove rinchiudere la creatura, e per la colpa di cui si era macchiato fu egli stesso insieme al figlio Icaro imprigionato da Minosse. Ma Pasifae li liberò. Nel suo tentativo di fuga, Dedalo scoprì che Minosse aveva sequestrato tutte le imbarcazioni e così, per scappare dall'isola, Dedalo fabbricò per sé e per il figlio delle ali di penne tenute insieme con la cera. E così volarono via. Ma Icaro, nonostante le raccomandazioni del padre, volò troppo vicino al sole e così precipitò in mare e morì. Dedalo invece si salvò e infine arrivò in Sicilia. L'altra parte del mito riguarda invece l'eroe Teseo. Minosse era nemico di Atene, per ragioni che sono variamente ricordate, e così, dopo una guerra in cui risultò vincitore, impose agli ateniesi sconfitti un pesante tributo, cioè quello di fornire ogni anno, o ogni 9 anni a seconda della versione del mito, 7 ragazzi e 7 ragazze, scelte tra le famiglie nobili, da offrire in pasto al Minotauro.
Una volta Teseo fu sorteggiato fra i ragazzi da sacrificare, ma era ben deciso a porre fine al terrificante tributo. Al suo arrivo a Creta fu accolto da Arianna, la figlia di Minosse, che si innamorò di lui e l'aiutò nell'impresa. Infatti gli fornì una spada e il celebre gomitolo di Filo, srotolando il quale Teseo poté facilmente ritrovare la via per uscire dal labirinto. Raggiunto lo scopo, l'eroe ripartì alla volta di Atene portando con sé Arianna. Però in seguito, sostando a Nasso, una delle isole Cicladi, abbandonò la ragazza. Dopo questa lunga parentesi storica e mitica, torniamo concretamente al palazzo di Cnosso. Vediamo alcuni particolari delle stanze e degli affreschi. Al primo piano c'è la sala del trono, caratterizzata appunto dalla presenza di un trono di pietra, collocata a ridosso di una parete affrescata con grifoni in posizione araldica, cioè seduti e affrontati. Questo trono probabilmente veniva utilizzato da colui che svolgeva le funzioni di capo politico. Questo invece è il cosiddetto Megaron della regina, che conserva bellissimi affreschi con temi marini. Questo è un particolare con dei delfini. Questo è un bellissimo affresco che raffigura delle dame di corte o delle sacerdotesse, che sono sedute ma vivacemente atteggiate e fanno parte di una serie di raffigurazioni di momenti di aggregazione collettiva connessi con cerimonie e rituali. Le donne sono raffigurate con la pelle bianca, mentre gli uomini venivano dipinti con la pelle scura. Questa è una particolarità che si riscontra anche nell'affresco della Taurocatapsia, che vedremo dopo. Le donne di questo frammento d'affresco sono descritte con grande abbondanza di particolari, quali le acconciature elaborate, gli ornamenti e le vesti, di cui sembra quasi che possiamo percepire le consistenze dei tessuti. Questa è la cosiddetta Parigina, che faceva parte di una composizione più ampia, che forse era una scena di banchetto. Si trovava in un salone dell'ala occidentale del palazzo. Si tratta di un profilo femminile, molto aggraziato, disegnato con una spessa linea nera. La carnagione è color crema e spiccano il grande occhio e la bocca rossa. Ha i capelli neri e mossi e porta una veste colorata ma che sembra sottilissima, quasi trasparente. Questo è invece il cosiddetto Principe dei Gigli, di gusto naturalistico, realizzato in un rilievo appena percettibile. La figura, un giovane ragazzo che sta camminando, infatti accenna delicatamente un passo. Si staglia su di uno sfondo dipinto con fiori e farfalle e porta un diadema di fiori di giglio. Si ipotizza che questo giovane portasse legato un animale, forse un grifone. Eccoci finalmente al celebre affresco della Taurocatapsia, quell'esercizio ginnico di carattere sacro che, come abbiamo detto prima a proposito della statuetta in avorio dell'acrobata, consisteva nel compiere un salto mortale sul toro in corsa. L'affresco, che è stato pesantemente restaurato, raffigura le tre distinte fasi dell'acrobatico esercizio, dal momento in cui l'atleta afferra il toro per le corna al momento in cui ricade alle sue spalle. Quindi di fronte al toro abbiamo una figura femminile che gli afferra le corna, un personaggio maschile capovolto che sta eseguendo l'acrobazia e una terza figura, di nuovo femminile, che sta in piedi dopo essere elegantemente atterrata dietro l'animale. Come abbiamo detto prima, i personaggi femminili si differenziano da quello maschile per il bianco della carnagione, mentre invece l'uomo ha una carnagione rosso-bruno. Questo affresco ci mostra tutta l'eleganza della pittura minoica. Le due donne, poste in maniera simmetrica, contengono il dinamismo della parte centrale della scena, accentuato dalle gambe dell'acrobata maschile e dalla schiena arcuata del toro, la cui massa rossastra domina il centro del quadro. Si può notare un forte senso naturalistico e il gusto per la stilizzazione. Il disegno associa una sottile linea di contorno a campiture a colori pieni. Questa scena faceva parte di un fregio più ampio caratterizzato da una serie di quadri con raffigurazioni di Taurocatapsia. Ogni riquadro, come questo, era contornato da fasce decorate a finti pannelli marmorei e aveva un fondale uniforme, alternativamente celeste come in questo caso o giallo. La fine della civiltà minoica fu dovuta alla conquista dell'isola di Creta da parte dei Micenei, come dicevamo prima. Ma prima di questo declino, la cultura minoica si era diffusa notevolmente, come nelle Cicladi, ma sono stati attestati rapporti anche con l'Egitto,
con Cipro e con le coste dell'Asia Minore. Per il momento ci fermiamo qui e spero che seguirete anche i prossimi appuntamenti con l'arte greca. Ciao!